I frati minori furono presenti a Genoni fin dall'ottobre 1638 con una comunità che promuoveva scuole gratuite. Il convento, fondato dal marchese Don Giovanni di Castelví e dal padre Pietro Locci di Genoni, si distinse per la promozione di una scuola di grammatica rivolta prevalentemente al ceto popolare e per una cattedra di retorica e di filosofia indirizzata agli studenti interni ed esterni. Gli studi di Leonardo Pisano descrivono con ricchezza di particolari l'afflato popolare venutosi a creare tra i padri francescani e la popolazione di Genoni, che con essi collaborò non solo nell'offerta di giornate lavorative, come poi farà con il Brinetti, per la costruzione dell'edificio, ma anche nel sostenere le spese per le iniziative successive. Il guardiano, padre Giovanni Diego Bausa, non saprei come pronunciarlo, nel 1758 scrisse: "Este convento de San Sebastián de la Villa del Genoni puede sustentar 10 y 6 religiosos, a saber es 8 sacerdotes y 8 entrelegos y donados". Dunque era un convento di grande valenza, perché poter avere nella sua comunità tali e tanti religiosi vuol dire che lo permetteva l'economia. L'elenco dei testi presenti nel fondo librario della biblioteca del convento nell'anno 1778, pubblicato dal Pisano, pone in risalto il fatto che il convento dei minori osservanti fosse un centro culturale di notevole respiro nel centro Sardegna. È stato pubblicato l'elenco completo e ci sono delle opere classiche di notevole valore. Nonostante questo privilegio rispetto ad altri paesi dell'interno dell'isola, la frequenza scolastica era a fine 800 assai bassa. Nel 1890 solo 30 ragazzi su 200 tra i 6 e gli 11 anni frequentavano la scuola primaria.